Con Massimo Morza, mister del Mantua, tanta esperienza nei campionati di C1, C2, Serie D, conosce tantissimo questi campionati. Che gara sarà domenica come Mantua? Penso che sia una bellissima gara perché si affrontano due società storiche che hanno fatto storia nel calcio italiano che conta, che ora purtroppo sono tutti due in Serie D, che stanno tutte e due facendo un grandissimo campionato. Il Como ha 55 punti e viaggia a una media di 2,5 punti a partita, che è una media stratosferica, noi a 2,6. Ho fatto un conto, solo la Solo la Juve Juve, fatemi vedere il è Mantova. solo a 2,7, quindi però la Juve ha 9 punti di vantaggio. Sicuramente sia noi che il Como messi in qualsiasi altro girone avremmo 7-8 punti di vantaggio sulle seconde. Dispiace che due squadre così ben strutturate, ben composte debbano invece lottare fino alla fine per un unico posto che c'è in Serie C. Tutte le due squadre, le due piazze, le due città e le due società hanno già dimostrato che meriterebbero ben altri palcoscenici. Perciò io mi auguro che sia una partita prima di tutto all'insegna del bel gioco, del calcio fatto bene, dove ci sia tanta gente ben predisposta che venga a assistere a una partita per divertirsi, perché credo che la cosa principale del calcio sia questa. Cosa temi di più del Como? Qual è il reparto secondo lei più forte, più attrezzato? No, è una squadra molto fisica, molto forte, ben strutturata, abile a sfruttare le palle inattive, a giocatori importantissimi che hanno fatto categorie superiori, ha nell'organico un buon allenatore, lo staff tecnico, gente che conosce il calcio da una vita e quindi ha tutte le componenti per essere una squadra di vertice, come lo sta dimostrando. Bene, grazie. Prego, arrivederci.